linee taglienti, motori potentissimi e sound da brivido sono solo alcune delle caratteristiche di una vera icona dell'automobilismo sportivo. Siamo a Sant'Agata Bolognese, nel Museo Lamborghini, e partendo dalle sue origini andremo a scoprire come vengono assemblate e costruite le moderne auto della Casa del Toro. Presidente Winkelmann, da cosa nasce il mito Lamborghini? Il mito nasce da un senso di sfida che ha avuto Ferruccio Lamborghini. Lui era un amante delle supersportive, non ne ha trovato nessuna all'altezza della sua immagine, del suo sogno, per cui ha fondato questa azienda nel 1963 e il successo gli ha dato ragione, perché in poco tempo ha creato due icone, una è la Miura e l'altra è la Countach. La Miura è la prima che è diventata veramente un'icona, ha reso famoso il marchio. La seconda la Countach, perché è stata la prima moderna supersportiva. Ma poi l'Espada, il primo 2+2 che si è fatta in questa casa, poi l'LM002 che è stato il primo SUV. Poi devo dire, secondo me, la Ventador, il V12, che ancora oggi è una macchina eccezionale, e l'Urus, l'ultima nata nel 2018, che ha veramente cambiato la Lamborghini e ne ha fatto un game changer per questa azienda. C'è qualcosa, un filo conduttore che noi possiamo rappresentare e che possiamo identificare nel DNA di Lamborghini che si è mantenuto nel tempo e qualcosa che invece si è evoluto? Beh, una cosa è il design, che deve essere sempre distintivo ma rivoluzionario nel tempo. Poi la ricerca di avere sempre la tecnologia più avanzata nelle nostre vetture e sicuramente il motore, che è il cuore delle nostre macchine. Lo sviluppo della produzione della Lamborghini è cambiata nei decenni. Quello che è rimasto importante nelle linee delle supersportive è l'alto grado di artigianalità. Invece, per quanto riguarda la Urus, abbiamo introdotto il nuovo concetto di fabbrica 4.0, per cui l'interazione tra robot e persone. Una delle linee distintive della Lamborghini è il fatto che deve essere immediatamente riconoscibile, anche senza il logo o la scritta. E quando cambia il modello, l'obiettivo che noi diamo ai nostri designer è di cambiare tutto, ma di essere riconoscibile. Questo è un tratto molto distintivo della Lamborghini, ma è anche molto difficile da realizzare per i nostri designer. Però stanno facendo un ottimo lavoro. Lamborghini per me ha un stile forse più forte come DNA, più forte del mondo automobilismo. Praticamente noi siamo famosi per il silhouette. Poi, quando si vede una Lamborghini dalla vista frontale, c'è sempre si vede sempre una architettura speciale. Noi abbiamo sempre questa inclinazione fra il body e il greenhouse, e questa inclinazione è per me importante, perché anche così si vede subito una Lamborghini. Abbiamo anche sempre queste due linee diagonali, che sono per me molto importanti,
è così, si rende una Lamborghini. Ma sono, esistono due altri elementi che sono molto, molto importanti per il nostro DNA. L'esagono e l'Y. Questi elementi sono nati con la Miura e anche con un concetto di 1967, la Marzal. È un concetto anche disegnato di Bertone, che è disegnato con una porta che ha la forma di un esagono. Cosa abbiamo fatto per la STO? Prima di tutto una macchina che è sviluppata della squadra Corse. Per me è importante sempre, vogliamo prendere un air scoop. Poi abbiamo la pinna che, you know, che porta per la macchina più stabilità durante il driving nelle curvone. Poi una macchina così, la STO, serve tanto downforce. Abbiamo creato un ala e l'ala alla fine è un ala fisso. Un elemento molto importante di sicuro è il cofango. Il cofango è per me il elemento della STO. Abbiamo creato praticamente tutto l'anteriore, abbiamo creato in carbonio e praticamente un clamshell. Tutto si apre come la Miura. Per me è un dettaglio pazzesco, molto, molto Lamborghini. Abbiamo messo bellissimi cerchi in stile super leggera. Anche qui abbiamo usato un motivo Y esagono. Alla fine è una bella Lamborghini perché è molto molto funzionale, ma anche bellissima. Qui ci troviamo nella parte storica dello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. Qua nel 1963 Ferruccio Lamborghini fondò l'azienda Automobili Lamborghini ed è qui che assembliamo ad oggi la nostra Huracan e la nostra Aventador. Su queste linee sono state prodotte tutte le super sport car iconiche del nostro marchio: la Miura, la Countach, la Diablo, poi la Murcielago e adesso appunto la Huracan e la Aventador. La nostra azienda poi si è arricchita di un terzo modello, dal 2018 abbiamo anche la produzione del nostro super SUV Urus e l'azienda si è raddoppiata come dimensioni. Siamo passati da 80.000 metri quadri coperti a 160.000 metri quadri coperti. Questa è la linea della Huracan, quindi una linea di 23 stazioni che produce 10 macchine al giorno e il tempo di attraversamento della macchina dalla prima stazione all'ultima è di 2 giorni e mezzo. Tutti i nostri montaggi sono fatti manuali. Ogni operatore deve ricordarsi più di 35 minuti di lavoro per stazione. Quindi le competenze tecniche, l'addestramento, il saper fare le cose sono fondamentali per costruire una super sport car come la Huracan STO. Dopo la stazione numero 1 e numero 2, quindi l'inserimento della vettura all'interno della nostra linea di montaggio, il primo momento chiave è la stazione numero 3, che noi chiamiamo gancio girevole. In effetti, come vedete, la scocca
è ruotata di 90 gradi grazie appunto a questo enorme gancio girevole. Perché questo? Perché questo ci permette di effettuare in maniera ergonomica, quindi in maniera più semplice e meno faticosa, tutti i montaggi che sono praticamente dislocati sul sottoscocca della nostra Huracan STO, quali che possono essere le tubazioni benzina, olio dei freni e i vari cablaggi. Siamo nella stazione numero 7, qui è la stazione dove montiamo la plancia all'interno della Huracan. La plancia, come vedete, è premontata all'interno di questa linea di premontaggio che ci permette, partendo dai singoli componenti, di assemblare la plancia finita. La plancia finita viene poi inserita all'interno della vettura tramite questo grosso manipolatore. Si tratta di un montaggio molto ma molto complicato, visti gli spazi veramente stretti, e che richiede la massima precisione. Dovete sapere che tutte le componenti degli interni si riferiscono alla plancia, che è il primo componente che montiamo. Eccoci giunti al montaggio del nostro motore, il V10 aspirato, il cuore della Huracan STO. In questa stazione, quindi, effettuiamo quello che viene chiamato il matrimonio. Il motore viene calato dall'alto da questa gru e viene inserito all'interno del vano motore. Potete apprezzare quanto poco spazio sia presente, quindi questo è un montaggio molto complicato che esige la massima precisione, perché qualsiasi collisione tra telaio e organi del motore può provocare un problema meccanico. Come vi ha spiegato già Mitya, siamo in una delle stazioni più caratteristiche del montaggio della Huracan STO. Questa è la stazione di premontaggio del cofango dell'STO. Il cofango è questa struttura qui, quindi una struttura molto grande in carbonio che praticamente occupa tutta la parte anteriore della macchina. Viene premontata in questa stazione dove fissiamo i vari componenti accessori e le varie cablaggi accessori, e poi manualmente questo cofango verrà inserito sulla vettura STO che aspetta in linea. Siamo nel reparto cosiddetto della selleria. Qui assembliamo e creiamo gli interni delle Super Sport Car, partendo dall'elemento base, che è la pelle, disponibili in tantissimi colori, direi infiniti. Questa è soltanto una selezione dei possibili colori che i clienti possono scegliere per personalizzare le loro vetture. Ecco, queste pelli vengono prese, prima di tutto vengono controllate dalle nostre operatrici per evitare che ci possano essere qualsiasi tipo di difetto. I difetti vengono marcati con uno speciale pennarello. Queste pelli selezionate e controllate vengono poi portate in questa macchina di taglio che riconosce le aree che sono di qualità superiore dalle aree che non hanno una buona qualità, e quindi taglia le varie forme disponendole esattamente nella posizione giusta. Queste forme geometriche tagliate di pelle vengono poi portate nel reparto che noi chiamiamo della cucitura. Le nostre operatrici cuciono i vari elementi geometrici della pelle e li uniscono per dare vita a delle forme geometriche più complesse, come questa parte di un sedile. Queste forme geometriche cucite attraversano il corridoio e arrivano nella parte che noi chiamiamo di sellatura. Praticamente vengono incollate su dei supporti rigidi in modo da creare dei componenti degli interni. In questo caso parliamo per esempio di una plancia dell'Aventador. Sono operazioni completamente manuali, artigianali. Questo è il nostro fiore all'occhiello, è veramente il simbolo dell'artigianalità e del saper fare le macchine all'interno della Lamborghini. L'ultimo reparto è quello di produzione dei sedili. Con le stesse concezioni vengono creati, incollati e assemblati i sedili
che poi verranno inseriti nelle nostre super sportive. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio sulla linea della Huracan. Siamo alla 23esima stazione di montaggio. Ecco, la macchina, la nostra Huracan STO, è pronta e completata. Mancano però alla fine ancora dei controlli, i controlli estetici, per verificare che tutti i componenti abbiano la massima qualità e soprattutto l'accensione del V10. La macchina per la prima volta prende vita, è come un bambino che nasce e che fa sentire la sua voce. Visto come queste auto vengono prodotte, realizzate, pensate, disegnate, assemblate in ogni dettaglio. Ora è l'ultimo passo, quello dell'ingresso in pista, quello che ci racconterà perché esiste tutto questo, perché esiste Lamborghini, perché queste auto hanno così tanto lavoro, così tanta cura ai dettagli in ogni singolo aspetto. Auto confortevoli, belle, efficaci, divertenti, all'apice della tecnologia, capaci di emozionare con la loro risposta al volante, ai comandi, all'acceleratore, capaci di far venire i brividi, forzarle, portarle al limite e vedere quanto tutto resti coerente, l'assetto, le gomme, i freni stabili, a livelli molto alti, come tutta la meccanica, il differenziale, lavori in maniera ineccepibile per un'auto da corsa, per un'auto sportiva veramente al top e contemporaneamente si possa uscire dal circuito, andare in autostrada e su strada e godere di tutto il comfort, della qualità degli assemblaggi, della qualità della vita a bordo, dell'infotainment e che come questi due aspetti possano convivere. Ecco, l'eccellenza Lamborghini forse è proprio questo. Dalla produzione alla linea di montaggio, all'aspetto finale, qui tra i cordoli, come riesca a far convivere, probabilmente meglio di altri, questo equilibrio quasi magico tra la qualità della vita a bordo e la qualità dei materiali, della costruzione che abbiamo visto in fabbrica e la capacità di andare forte tra i cordoli. La pit lane del circuito termina così questo viaggio, questa nostra introspezione lunga all'interno del mondo Lamborghini, delle sue sfaccettature all'interno della linea produttiva, come nasce, come si sviluppa, come si realizza e poi come è il prodotto finale. Questa ovviamente è una Huracan Evo, tra le ultime nate di tutta la gamma Lamborghini, ricordiamo per lei 640 cavalli, ben 600 Nm di coppia, un cambio rapidissimo, un doppia frizione, 7 rapporti semiautomatico e poi un peso solo di 1422 kg, il tutto per un abitacolo ed un'estetica che sa emozionare, sa regalare comfort, sa regalare piacere di guida, emozioni, sia come in questo caso semplicemente osservandola, sia guidandola su circuiti così come le strade di tutti i giorni.
i suoi dati sono sbalorditivi, solo 2,9 secondi per passare da 0 a 100, 9 secondi per arrivare a 200 orari e una velocità massima di ben 325 km orari. Un sogno che ci porta indietro nel tempo, alle auto concepite da Ferruccio Lamborghini, quel sogno che arriva fino ad oggi nell'ampia personalizzazione possibile di quest'auto e in questo piacere di guida, nel suo possente V10 posto dietro l'abitacolo che fa da colonna sonora la guida di quest'auto e che unisce il sogno di Lamborghini con quello di ogni appassionato di auto.